Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo941 e oggi siamo tornati con la carriera allenatore con il nostro Circo Venezia, signori miei. Allora, vediamo un attimino. Oggi che partite ci andiamo a giocare? Oggi ci andiamo a giocare la partita con il Milan. Poi abbiamo la partita col Bologna che ci giocheremo pure. Non so se arriviamo a giocarci anche quella contro il Basilea, ma penso di no. Comunque, non perdiamo tempo, signori miei, non perdiamo tempo, vediamo se la formazione contro il Milan dobbiamo giocare con i titolarissimi per forza. Quindi Mbappé, Neymar, Messi, Riquelme, Orsolini, Lollo, Birindelli, Piera, Collins, Pellegrini, Plizzari, perfetto, la panchina. Vediamo un attimo la panchina, ma la panchina. Gautier, Ampadu, Kumbulla, Amarovacic, Cicocco, Wood, Castagna e Dell'Orco. Va bene, manteniamo loro, signori miei. Detto questo, scendiamo in campo contro il Milan, signori miei. Andiamo, non perdiamo tempo. Ok, siamo pronti, siamo in campo. Mbappé, il nostro El Mapao. Batte il calcio d'inizio e il Venezia parte sull'attacco, ragazzuoli. Partita difficile contro il Milan, ma la dobbiamo portare a casa per mantenere costante il distacco sulla Juventus, che non ne sta perdendo nemmeno una, signori miei. La Juventus non ne sta perdendo nemmeno una. E noi ricordiamoci che puntiamo al triplete quest'anno. Bello così! Mamma mia, come l'ha sbragato bene Lollo. Lollo Riquelme, l'ha rotto proprio, grande Lollo, l'ha rotto proprio, bello così. Occhio al Milan, occhio al Milan, occhio al Milan, occhio al Milan, occhio al Milan che entra in aria. Palla rimessa dietro, Milan in vantaggio. Milan in vantaggio al nono minuto, signori miei. Milan 1, Venezia 0. Va bene così, va bene così. Aranguiz, non so chi cazzarola sia Aranguiz, però va bene. Bello Mbappé, Mbappé si libera bene, Mbappé si libera bene, entra in area, rigore! Rigore, signori, questo è rigore nettissimo, signori miei. Grande cavolata del Milan, non so chi tu sia, ma ti becchi rosso diretto! Bello! Zichia! Zichia, chi lo conosce me lo scrive in commenti, non so chi, minimamente chi sia Zichia. Bello il fallo. Chi la tira? Mbappé, attenzione. Tiriamola sempre qua dove l'abbiamo sempre tirati i rigori, signori miei, senza esagerare. Così, vai al mapa. Vai il mapa! La pareggia subito. Milan 1, Venezia 1. Bella così, rigore di Mbappé. Donnarumma rimane fermo. Donnarumma in porta, sì, Donnarumma rimane fermo. E Milan la pareggia, il Venezia la pareggia e il Milan ha l'uomo in meno, signori miei. Bella così, bella così. Vai Birillo. Vai Birillo. Vai Birillo, fermati, bravo Birillo, l'abbiamo mandato al bar. Vai Birillo, vai Riquelme, Riquelme per El Mapa per Messi. Messi, bello per Orsolini, il nostro mento d'oro. No, la sparapacchia addosso. Attenzione al Milan, signori miei, attenzione al Milan. E questo è fallo, mannaggia, dai, Collins, non si fanno questi falli così, si è già dall'ultimo. Mi ha preso il cartellino giallo, e va bene, cartellino giallo per Collins, vediamo questa punizione. Punizione per loro, attenzione, se mi segna da lì, mamma, come sbraito, se mi segna da lì, raga, che cos'è? Finta, no, meno male, palla fuori, va bene, dai, ripartiamo. Ah no, è calcio d'angolo, com'è calcio d'angolo? Perché calcio d'angolo? Fuori sta palla, raga, fuori sta palla. Bello l'intervento, fuori sta palla, raga, fuori sta palla. Ancora calcio d'angolo per loro. Azione prolungata, bravo Lollo. Azione prolungata. Dai, fuori sta palla. Fuori sta palla. Ma come ce l'ha la testa? Spigolosa, cioè, dove l'ha presa? Non l'ho capito minimamente, va bene. Dai. Fuori sta palla. Riusciamo a levare questa palla da questa zona, signori miei? No, ti prego non gli dare il rigore, ti prego non gli dare il rigore, ti prego non gli dare il rigore. Meno male, mamma mia, che cosa abbiamo rischiato. Dai che ripartiamo, il simulatore sulla sinistra, dai il simulatore. Bella così, no, è fallo, buono, è fallo dal limite. Fallo dal limite, sì, è fallo dal limite. Dai. A che cazzo la passo? Cambia visuale. Cambiamo la visuale, signori miei. Mettiamola in porta, ma non con lui. Chiama il secondo giocatore, cambia giocatore. No. Allora, un piede destro. Neymar è destro. Che fa? Che cosa è successo? Perché questa cacata immane? Ma no.
Come buttare una punizione? Quando il gioco ti viene contro, quando il gioco ti va contro, succede questo, signori miei. Avete visto cosa succede? Questo. Fine primo tempo, fine primo tempo, primo tempo andato. 1-1 tra Venezia e Milan al Pierluigi Penso. Dai, andiamo col secondo, veloci, veloci. Neymar, bello il dribbling, fa fuori il difensore del Milan. Scatto di Neymar sulla faccia sinistra, scatto di Neymar sulla faccia sinistra. Si ferma Neymar, si ferma Neymar, vede l'inserimento. No, non ci credo. Non ci credo, il 55esimo. Non ci posso credere. Calcio d'angolo per noi. Calcio d'angolo per noi. Battiamolo, battiamolo, battiamolo. Allora, chiamiamo il giocatore vicino. Dai, 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 dai. Dai, Neymar, facciamo una cosa intelligente. Guardalo, guarda, guarda Lollo. Guarda Lollo che la stoppa e tira al volo. E fa una gran cagata. Messi, Messi, Messi. La palla è ancora buona. Non è più buona. Niente da fare. Abbiamo perso il pallone. Bella, attenzione al momento di Messi. Messi ad allargarsi, Messi ad allargarsi, Messi ad allargarsi, Messi, 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 che vede il mapa, che vede ancora Messi, che la tocca Messi, mannaggia loro. Attenzione, Neymar, 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 Neymar. Vede il momento di Mentodoro, Mentodoro Orsolini, il Mentodoro Orsolini la ribalta lui, bella così al 68esimo. Il nostro Mentodoro Orsolini, bello così, l'inserimento, il tiro all'incrocio, bello, bello, Donnarumma voleva fare Superman ma non c'è riuscito, hashtag Superman. Andiamo, 2-1, partita ribaltata, bella così. Attenzione, al 72esimo, punizione per il Milan. Non ci posso credere, punizione per il Milan al limite. Aia, cercano lo schema, cercano nuovamente la finta di tiro. Tira al volo Plizzari. Meno male che c'è Plizzari in porta, signore. Meno male che c'è Plizzari in porta. Tienila lì, bello tranquillo. Bello tranquillo. Non facciamo cretinate, dai, ripartiamo. Attenzione, Neymar. Neymar si accentra. Neymar al limite dell'aria. Grande parata di Donnarumma. Porca miseria, grande parata di Donnarumma. Rivediamo qua un attimino il replay. Grande tiro. Mezza puntazza praticamente col braccio destro, calcio d'angolo per noi. Dai, dai, battiamolo bene, battiamolo bene. Vieni a prendere il pallone, vieni a prendere il pallone. Bello così, bello così. Guardalo, guardalo, guardalo. Lollo, Lollo, Lollo mio. Ma cosa mi tiri così questi palloni che non servono a niente? Attenzione che il Milan riparte. Il Milan riparte. Abbiamo dei lentoni in difesa che non è normale. Attenzione, attenzione. Strada libera. Plizzari, 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 Plizzari. Mamma mia, salvataggio. Salvataggio, raga, me la sono vista brutta forte. Me la sono vista brutta forte. Evitiamo di prenderlo. Evitiamo di prenderlo. Evitiamo di prenderlo cortesemente. Evitiamo di prenderlo. No, no, non lo so. Non. Mamma mia, mamma mia. Che azione continuata nel Milan. Mamma mia. Aia, aia, attenzione al Milan, attenzione al Milan, signori, attenzione al Milan. Mettiamo fuori questa palla grande, Plizzari. Grande Plizzari, che cosa ha fischiato? La birra fuori gioco forse? Sì, forse fuori gioco. Buona così, buona così. Dobbiamo tenere lontano sto pallone, raga. Dobbiamo tenere lontano questo pallone. Attenzione, 3 minuti di recupero, 3 minuti di recupero. Il Milan cerca ancora, corri Pellegrini, corri. Perché sono così lenti quelli miei, mannaggia. Bravo Pellegrini! No, non puoi fare bravo e poi ti fai superare così. Bravo, ok. È finita, arbitro, è finita. Messi la sparapacchia fuori ed è finita. Venezia batte Milan 2-1. Rigore di Mbappé e un gol di Mentodoro Orsolini. Bella così, bella così. Andiamo all'intervista, raga, andiamo all'intervista. Siamo in compagnia del mister e Siamo in intervista, calda ragazzi, sul mezzo appena intervista. concluso. Abbiamo i giocatori giusti. Io, al solito, raga, rispondo così random. Avete segnato il gol decisivo. Abbiamo giocato meglio, è vero. Questo bisogna dire che è vero. E poi l'altra, avete mai dubitato della vittoria? Siamo stati più forti. Cioè, raga, Venezia che batte Vittoria del 2-1 e il mister, Milan in è tutto, remonta è grazie. qualcosa di spettacolare. Ok, ragazzi, non è cambiato niente nella classifica. Juventus 33 punti con 11 partite giocate. Venezia 31 con 11 partite giocate. L'Inter è a 26. Cioè stiamo già iniziando a fare il vuoto praticamente con la terza in classifica. Ma se non si ferma la Juventus, non abbiamo niente che continuare a sperare di poter far bene. Facciamo gli allenamenti, continuiamo con questi loro in. Ma vabbè, qualcuno è andato con la nazionale. Vediamo un attimino chi possiamo mettere. Chi possiamo mettere? Chi possiamo mettere? Vabbè, ma a me serve qualcuno. Mettiamo Riquelmino, dai. Riquelmino è qualcosa di difficile, difficile. Velocità scatto, controllo palla, dai, Riquelme, allenati lì, allenati lì. Poi
Tanto ricordo a tutti i ragazzi che molto niente a fine di questa stagione, se riusciamo a completare il triplete o anche se non riusciamo a completare il triplete, molto probabilmente può essere che o cambiamo squadra oppure partiremo da capo con una nuova avventura. Attenzione, abbiamo subito il Bologna. Andiamo a schierare i panchinari per questa partita, raga. Quindi, qui gioca Isak. Sulla destra avremo Benny Benitez, che è abbastanza stanco, forse perché è stato in nazionale. Qui abbiamo Wood. Qui avremo Castagna, qui avremo al centrocampo avremo Ambarabacci, Ciccocco e dov'è il mio bellissimo Abe? Abe, perfetto. Poi abbiamo a posto di Birindelli gioca Laird, a posto di Piera gioca Mbadou, a posto di Collina Collins gioca il piccolo Kumbu, a posto di Pellegrini gioca Bakker e a posto di Plizzari gioca Gautier, signori miei. Non abbiamo l'artigliere pesante e questa cosa non va bene. Vuoi salvare le modifiche e prosegui con le modifiche? Perché io mi devo portare il mapa in panchina, signori miei. Devo smetterle di dire, signori miei, lo dico troppo spesso. Questa cosa non va bene. E il mapa me lo devo portare in panchina. Detto questo, adesso scendiamo in campo contro il Bologna. Siamo al Dallara, signori miei. Siamo al Dallara, Bologna-Venezia. Io ricordo l'anno scorso avevamo pure questa partita, Bologna-Venezia, e abbiamo detto allora, contro il Bologna dobbiamo vincere per forza perché dobbiamo mantenere 3 punti. Col Bologna è partita facile, è fatta. E mi ricordo che abbiamo perso qualche 3-2 o 3-1, non ricordo, non ricordo. Quindi vediamo quest'anno di non fa le stesse stupidaggini dell'altra volta. Grazie, grazie. Bello così, subito Castagna, 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 al limite, Castagna. Una spallata ed è volato via. Isak, attenzione, Isak, 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 buono il movimento, Isak! No, Isak mio. Ha fatto un gran movimento, Isak. Attenzione a Bologna che riparte, attenzione a Bologna che riparte. Attenzione a Bologna che riparte. Vediamo di fermarlo questo Bologna. La fermiamo il Bologna. Grande Ampadu, pensaci tu. Bella così. Ripartiamo noi subito. Ripartiamo noi subito che non abbiamo paura di nessuno. Guardalo, guardalo sulla fascia. Vabbè, Abe, Abe, Abe. Attenzione, Abe, Abe, Abe. È lì. Isaac Newton. 1-0 per il Venezia su Bologna. Grandissimo, raga. Azione nostra. Ribaltano loro. Recuperiamo palla noi. Partiamo in contropiede. Gol dell'1-0 con Isak. Bello così. Bello così. Ah, buona l'apertura. Attenzione sulla fascia per Castagna che la stoppa molto bene. Si ferma. Gira bene Castagna. Attenzione, gran movimento di Castagna. Che poi sbaglia completamente il passaggio. Attenzione al Bologna che riparte al ventesimo. Al ventesimo, Ampadu è lento come mamma mia quanto è lento Ampadu. Però riesce nel momento all'indietro. Attenzione, il Bologna vicinissimo. Gautier la salva. Mamma mia, grande azione del Bologna, signori miei. Ci ha messo un attimo sotto pressione. Calcio d'angolo per loro. Calcio d'angolo per loro. Vediamo se riescono a fare qualcosa in questo calcio d'angolo. Speriamo di no. Palla fuori. Bella così. Bella l'apertura per Benny Benitez che la mette a terra. Benny Benitez se ne va sulla fascia di destra. Benny Benitez, Benny Benitez. Cerca il movimento. Che cos'è? Calcio d'angolo. Bravo Benny Benitez. Guadagna un calcio d'angolo. Avrebbe potuto fare molto meglio, però va bene. Benny Benitez, la palla per Ambarabacci Cicocco. Vediamo cosa si inventa Ambarabacci Cicocco. Che riesce a girarsi. Entra in aria. Tende il tiro. Ambarabacci Cicocco. Ci sorprende Ambarabacci Cicocco. Isak, buono il movimento. Isak vede l'apertura per Castagna. Vai Castagna, vai Castagna che entra in aria. Castagna entra in aria, Castagna entra in aria. Un poco così, Castagna. La palla rimane lì. Mannaggia, grande azione. Chi è che ha sbagliato? Abe, Abe, grande azione per noi. Attenzione col calcio d'angolo. Ci proviamo ancora col calcio d'angolo. Benitez, la passa per Abe. Abe la gira per Isak che la tira subito al portiere la para. Attenzione al Bologna, attenzione al Bologna, mamma mia! Fuori questa palla, mamma mia, cosa abbiamo rischiato a fine primo tempo, signori miei. Non si possono rischiare queste azioni, non si possono rischiare queste azioni. Ripartiamo e portiamo fuori questa palla. La dovremmo semplicemente chiudere noi questa partita. E invece, guarda che passaggi brutti che facciamo praticamente. Attenzione ancora al Bologna sullo scadere. Gautier, tienila lì, Gautier, tienila lì. Tienila lì, tienila lì, tienila lì, tienila lì. Ampadu, spazzala via, arbitro è finito, arbitro è finito. Andiamo con il secondo tempo, raga. Oh, bella raga, andiamo con il secondo tempo. Dovremmo cercare di chiuderlo per questa partita. Bravo Benny che gira attorno a se stesso come una trottola impazzita e non conclude assolutamente una cippa di nulla. Bravo Benny che invece continua a lottare, mi screditata subito. Isak, Isak, vede il doppio movimento. Abe, Abe, Abe.
Mamma mia, come è partito bomba questo Venezia, signori miei. Mamma mia, come è partita bomba. Ebbe, trova un pertugio e insacca il gol del 2-0. Grande così, grande Abe, subito in partenza. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Attenzione al Bologna, attenzione al Bologna. Attenzione al Bologna, Ampadu, pensaci tu. Ampadu, ferma. Ai, Plinza gli palla sul palo e l'ha tirata fuori. L'ha tirata fuori, mamma mia, Don Sa. Ma che piedi c'ha, Don Sa? Non lo sa nemmeno lui. Don Sa. Ma dove stai a tirare, Don Sa? Mamma mia. Ampadu, pensaci tu, Ampadu, l'air, no, l'air bruciato, palla indietro, niente, arriva Plizzeri, va bene così, ripartiamo con calma. Signori miei, siamo all'80esimo, gara povera di emozioni, una serie di batti e ribatti praticamente tra noi e loro, qualche azione interessante da parte nostra, qualche azione interessante da parte loro, ma niente di impegnativo per entrambi i portieri. Da quando il Venezia ha trovato il gol del 2-1, diciamo, il Bologna, attenzione ora che il Bologna cerca di ripartire, il Bologna cerca il gol del 2, cerca il gol e lo trova all'83esimo. Porca miseria, avevo appena detto gara povera di emozioni, niente da fare, tutto fermo, e questi trovano il gol del 2-1. Va bene, evitiamo di fargliela riaprire cortesemente, ve ne sarei molto grati. Non ci credo ragazzi, è espulso Laird per questo fallo. Espulso Raid per questo fallo, cioè rosso diretto. Quando poi si dice che il gioco è appattato, raga, punizione per loro. Vedete se dalla punizione scaturisce il gol del vantaggio, il gol del pareggio. Sbraito. Cancello la serie praticamente. Se pareggiano praticamente. Plizzari, cosa salva Plizzari? Mamma mia. Gautier. Il nostro portiere Gautier. Calcio d'angolo per loro, raga. Abbiamo l'uomo in meno sulla corsia di destra. Sì, sulla corsia di destra. Riusciamo a recuperare questo pallone e a metterlo fuori. Cortesemente vorrei un pallone messo fuori. Mamma mia, l'hanno messo fuori da solo. L'hanno messo fuori da solo, meno male così. Se lo sono messi fuori da soli. No. Via questa palla. Mamma mia, cosa ho rischiato. La teniamo così in sordina questa palla, raga. No, dai, che... Ah, quanto siamo stupidi. Leviamo questo pallone, lo leviamo, non ci sto capendo niente, meno male che Gautier la salva. Mamma mia, è finita, arbitro è finita. No, gli fa battere il calcio d'angolo, non ci posso credere. Se pareggiano per questo calcio d'angolo, fuori questo pallone. Mamma mia, 3 minuti di recupero, arbitro, è finita, Venezia batte Bologna 2-1 con l'uomo in meno. Mamma mia, che pressing finale del Bologna. Andiamo alle interviste, raga. Siamo in compagnia del mister per le prime. Buonasera. Interviste per il nostro comodino. Allora, prima partita, l'Aird è capitato di aver sbagliato. L'Aird si è fatto buttare fuori, ma non era assolutamente rosso diretto quella partita. Abbiamo giocato dei giusti, forse per continuare la striscia di vittorie. Avete vinto anche contro la squadra di sera, una bella lezione. Non so riguardo a cosa, però una bella lezione ogni tanto ci sta. Bella così. Prossima partita sarà quella di Champions. Allora, ragazzuoli, andiamo avanti con il... No, facciamo prima gli allenamenti. Manteniamo loro, signori miei. Facciamoli crescere ancora un poco. E poi vediamo eventualmente di cambiare set d'allenamento. Dopodiché andiamo avanti con i giorni fino alla partita contro il Basilea in Champions. Dopodiché, ragazzuoli, io vi ringrazio per aver guardato questa live. Sì, vabbè, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti che mi darete. Noi ci vediamo domani sempre qui sul canale per un prossimo video. Bella, raga. Ciao.